Buongiorno e pace a tutti voi. Ho voluto realizzare questa clip per mettere a conoscenza amici, conoscenti e credenti sugli scandali che stanno avvenendo nel mondo cosiddetto evangelico, ma che di evangelico non ha proprio niente. Siamo negli ultimi tempi e i segni di quanto accade nel mondo lo confermano. E come già Gesù stesso ci ha avvisati, anche nella sua Chiesa si sarebbero infiltrati dei falsi cristi, falsi apostoli e falsi profeti, i quali avrebbero sovvertito la verità col tentativo di sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Purtroppo ci stanno riuscendo, ma la cosa peggiore è che stanno dando al mondo, anche attraverso la TV e i social, una falsa immagine dei veri cristiani evangelici pentecostali. Io e tanti altri come me stiamo cercando di denunciare questi falsi profeti, i quali insegnano dottrine infernali, mascherandoli di verità, e vogliamo avvisare i nostri conoscenti e tutti i credenti che con questi non abbiamo nulla a che fare e che essi non hanno nulla a che vedere con l'insegnamento dell'Evangelo puro. A coloro che simpatizzano con i personaggi che vedrete in appresso, voglio solo consigliare con la massima umiltà di confrontare quanto dicono e fanno con la parola di Dio, senza fidarsi delle loro parole e neanche delle mie. Confrontate ogni cosa con la parola di Dio, non animati da uno spirito di parte, ma con sincerità e obiettività. A seguire vedrete una specie di collage che riassumono brevemente, relativamente brevemente, ore e ore di considerazione, di studi, fatti da due fratelli che non hanno timore di mettersi la faccia, benché sottilmente minacciati, ed io mi unisco a loro, mettendoci anche la mia. Si tratta di Stefano Battilocchi e Alessio Evangelisti, dei quali potete trovare tutti gli approfondimenti nei rispettivi canali su YouTube. Voglio sottolineare che in tutto ciò che vedrete non troverete mai delle critiche o dei giudizi sulla persona o su fatti personali, perché lo scopo di questa clip è quello di denunciare le eresie proclamate da questi personaggi e a far conoscere a tutti che questo non è il vero mondo evangelico. Un vero soldato di Cristo deve essere pronto a combattere per difendere il regno e i figli di Dio anche a costo della vita, esponendo senza timore i falsi profeti che senza scrupoli, come lupi rapaci, uccidono spiritualmente le pecore con le loro false dottrine, portandoli alla perdizione. Molti di voi, conoscendo l'identità di alcuni falsi profeti e le loro false dottrine, potranno scoprire che coloro che amano, seguono e stimano da anni in realtà sono dei lupi in vesti di pecore. Conoscere la verità può essere molto doloroso, ma può salvarci la vita. Ci si può sentire traditi, ingannati, usati e si può rimanere scandalizzati tanto da essere tentati di lasciare il Signore. Ma è il prezzo da pagare per seguire Gesù e la sua parola al fine di ottenere la vita eterna. La domanda è: siamo pronti a pagarlo? Parlando delle false dottrine, ci occuperemo solo di quelle più pericolose perché attaccano al cuore i fondamenti del Vangelo sulla salvezza e possono far perdere la vita eterna. Del movimento dell'ipergrazia fanno parte molti ministri in tutto il mondo, ma noi citeremo solo alcuni tra i più famosi. Ora occupiamoci delle false dottrine. Una di quelle più diffuse si chiama Once Saved, Always Saved, ovvero una volta salvato, sempre salvato, e fa parte del movimento dell'ipergrazia, movimento che propone una visione distorta della grazia di Dio che garantisce al credente la vita eterna a prescindere da come si comporti dopo la salvezza. Hello, welcome to my world, where it's natural, supernatural. I'm so excited about our show because some 30 years ago, there was a problem that pervaded believers. It was called legalism. But you know what humans do? They rebel and they go from legalism to something new, which is called hyper grace. The grace message is wonderful, but the hyper grace message, I believe, could be
the end time deception that will cause millions of people to fall away from God. Questa dottrina si basa su quattro punti fondamentali. 1. Crede nella teologia dell'esenzione. Una volta stato salvato e nato di nuovo, il credente è esente dal giudizio del peccato perché il suo castigo è caduto interamente su Gesù. 2. Crede che il peccato può causare solo danni nella nostra vita terrena, ma non in quella eterna. 3. Il pentimento e la confessione dei peccati non sono più necessari dopo che siamo stati salvati. 4. La salvezza viene presentata come facile e permanente. John MacArthur è un ministro e insegnante americano molto famoso in tutto il mondo. Ha scritto più di 150 libri e la Bibbia MacArthur ha venduto più di 1 milione di copie. Ma cosa insegna riguardo il punto più importante della nostra vita, ovvero la salvezza eterna? Guardate. Guardate cosa dice Steve Lawson, uno dei pastori della sua chiesa, e lo stesso John MacArthur. Suicide. Somebody's asking. Can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sì. Una persona che commette suicidio, se sono un creyente nel Signor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo: no perderé ninguna de mis ovejas. Es la vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. John MacArthur e altri pastori della chiesa Grace Community Church, Leslie Duane, Lynn Corey e Richard Thompson, negli anni Ottanta subirono un processo intentato dai genitori di un giovane credente, Kenneth Nelly, che caduto in depressione a 24 anni si suicidò. Il pastore Richard Thompson, che fece consulenza al ragazzo, insegnava sul suicidio come possibile soluzione ai problemi esistenziali e dopo poco tempo il ragazzo si tolse la vita. La registrazione portata dai genitori di Kenneth dell'insegnamento Principi di Consulenza Biblica dello stesso Thompson conteneva le seguenti affermazioni. Colui che è credente e commette suicidio andrà a stare col Signore. Infatti, il suicidio è uno dei modi in cui il Signore può portare a casa un credente disobbediente. Per il suicidio del credente è come se il Signore dicesse: va bene, vieni a casa, non posso più usarti sulla terra. Se non hai intenzione di affrontare i problemi della tua vita, vieni a casa. Nelle deposizioni è emerso che i pastori MacArthur, Ria e Corey con Kenneth Nelly usassero le stesse tecniche di consulenza di Thompson. In regard to the about a half of the tribulation period when men would be required to have the mark of the beast in order to buy or sell, my question is once a person takes the mark, is there any possibility of him coming to Christ? Yes, the question is if you're living in the tribulation period and you take this mark, in other words, you identify with the beast's empire, will you still be able to be redeemed? And I think the answer to that is yes. Yes. Otherwise, there would be no salvation of anybody in the end of the tribulation. So I don't think the fact that someone takes that is a sentence to it, to permanency, any more than you being a part of this world system once in your life means you have to be a part of the system all your life. MacArthur dice che sotto il sistema dell'anticristo si potrà prendere il marchio della bestia e avere ancora la possibilità di essere salvati. Dice che come chi ha fatto parte del sistema di questo mondo ha potuto essere redento, così anche chi prenderà il marchio della bestia e farà parte del sistema dell'anticristo potrà essere redento perché non avrà su di sé una sentenza di condanna permanente.
Il secondo predicatore che prenderemo in considerazione si chiama Joseph Prince. Joseph Prince è pastore senior della New Creation Church in Singapore. Gode di una fama internazionale notevole grazie al suo insegnamento apparentemente rivoluzionario basato sulla grazia di Cristo che ci libera dalla legge di Dio e garantisce vita eterna, perdono dei peccati e favore divino incondizionato al credente a prescindere dal suo operato e dalla sua condotta. Friend, I want to proclaim to you that all your sins are forgiven. I know it because if you believe in Christ, I know from the Word of God that your sins are forgiven, past, present, and future. So friend, right now, I declare you completely forgiven of all your sins. The gospel says because of what Christ has done, we should have no more sin consciousness. A believer once cleansed, and the word once cleansed in the Greek is the perfect tense, never to be repeated act. All right? The effects last forever. Don't play around with God's word. When God says you're forgiven, God means what He says. Amen. Are you with me so far? Amen. That means you are forgiven. So forgiven here, back to the verse again. Forgiven is one completed act with present continuous results. What does that mean? You remain forgiven. You're always forgiven. The idea that you need to confess before God forgives will put you in bondage, my friend. And in the entire New Testament, there's only one verse that people built their whole life on, 1 John 1:9. Joseph Prince sostiene che nel momento in cui siamo nati di nuovo, tutti i peccati sono stati perdonati, passati, presenti e futuri. E se pecchiamo, il perdono avviene in automatico. Invece, Gesù insegna a ravvederci e chiedere perdono a Dio costantemente. Nella preghiera del Padre Nostro dice: e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Luca, capitolo 11, verso 4. In Apocalisse 2:5 è scritto: ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. And it's simply, grace is free. Once you believe, that's it. And any sins you commit after that, they cancel. Can you imagine the result that that's having? Well, I can tell you, this teaching of so-called free grace has really captured the churches in South Africa. And when I asked the pastors what effect that was having on Christian living, they all said the same thing. They said, we're getting a vast increase in divorce and remarriage. Isn't that interesting? Because even if it's wrong to divorce and remarriage, that's okay, you've been forgiven in advance. Doesn't matter how you live now. And that's the fruit of that wrong teaching of grace. 1 John 1:9 is not written to the believer in chapter 1, it was written to the Gnostics, most likely Jewish Gnostics. And so what do these preachers do with those verses in 1 John? They do an amazing bit of conjuring. They say that verse was written for pagans. For Gnostics, they were one of the first heresies, and it's not written to Christians, and yet the whole letter goes on to address Christians. And they say, well, chapter 1 was not written to Christians, but chapters 2 to 5 were. What authority have they to say that? There is nothing in the scripture itself. And incidentally, John, when he wrote letters, didn't write chapter 1 or chapter 2. He just wrote a letter. Those chapters were introduced far later by an English Archbishop of Canterbury. And so they say chapter 1 was written to this group who were not Christians, and chapters 2 to 5 were written to Christians. But John didn't write chapter 1 and chapter 2 in his letters. Have you ever received a letter that was divided into chapters? It's a letter to Christians from beginning to end. Don't you know, Pastor Prince, don't you know that not all of us are going up? Then who do you think is going up? Well, those who are obedient. Obviously, the rest is not. All depends on their obedience. That's nonsense, friend. Sit down and keep quiet. The salvation of your spirit did not depend on your obedience. Did not depend on your faithfulness. All right? What makes you think the salvation of your body depends on your obedience? It's all part of the package Jesus gave us when He died on the cross. We're just receiving our final inheritance.
È vero che la salvezza è per grazia mediante la fede, ma una volta ricevuta va mantenuta con la nostra fedeltà e obbedienza. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Must sound like, you know, really threatening as well. All right. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of two or three witnesses. How much more worse punishment do you suppose will he be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? Wow. How much sorrow punishment. So now, we have said, never allow an obscure passage rob you of the joy and certainty of clear passages. Remember? Okay? If you come across an obscure passage, go back to, once Jesus gives you eternal life, you will never perish. All right? Or else, Jesus lied. Una delle prime cose da notare è il modo irriverente in cui durante la lettura Joseph Prince ironizza su questo brano, come se leggesse un brano teatrale o un'eresia. Secondo lui, la Bibbia contiene dei passaggi oscuri e incerti che tolgono la gioia ai credenti, come Ebrei 10, 26, 29. Allora, questo è Benny Hinn, che sta all'aeroporto e viene filmato. Guardate con chi va in giro Benny Hinn, eh? Guardie del corpo. Guardie del corpo. Eccoli qua, guarda. Va bene. Dietro Benny Hinn ci è il Vaticano, i gesuiti girano milioni, 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 milioni di dollari. Benny Hinn è stato dimostrato, è un gesuita. Ungendo come apostolo Guglielmo Maldonado si è convertito nell'abate, vogliamo usare questo termine per far capire, nell'abate del Sud America e del Centro America. Guglielmo Maldonado, ungendo questo uomo, significa che questo uomo è stato segnalato e questo uomo in automatico si è convertito nell'abate d'Italia, del mondo apostolico, diventando in questo momento l'uomo più importante di tutta l'Italia per quanto riguarda il mondo apostolico. Occhio a questo uomo. Qui c'è la trilaterale. Benny Hinn ha unto con lo spirito satanico Guglielmo Maldonado. Guglielmo Maldonado ha unto con lo spirito di Satana a questo uomo. Questo è Guglielmo Maldonado e questa è la moglie che sta qua sulla sua destra di Guglielmo Maldonado, la profeta. La profeta. Ok? Eccoli qua. Questi sono i due. Ecco qua. Questo è il super apostolo. Chi è? Ecco qua, mo riceve l'unzione. Ti è cascato indietro. Sì, sì, est lugar, sì, sì. Chi è? Ah, mamma mia. Sangue di Gesù Cristo. Lavaci. Alleluia. Che Gesù ti sgridi. Chi è? Guarda, come una sardina, ti è indemoniato al 100%. Quelli sono demoni, sono spiriti di demoni. Che Gesù ti sgridi. Signore, lavaci col prezioso sangue di Gesù. Liberaci da questa gente. Guglielmo Maldonado è un uomo sudamericano che si è autonominato apostolo e governa una chiesa a Miami che si chiama El Re Jesús. Il Vangelo che predica mette molta enfasi sull'esercitare il potere soprannaturale e sulla prosperità materiale e finanziaria. Dopo essere stato ospitato da Lirio Porrello, ha conquistato un importante spazio tra i credenti italiani perché i suoi messaggi vengono ora trasmessi dalla TBN Italia. Quando venne a Palermo, dove come vedremo nominò Lirio Porrello come apostolo, dichiarò le caratteristiche del suo ministero. Una
volte che capiamo qual è, che è un apostolo, cos'è un apostolo, è uno che tiene un'assegnazione, è qualcuno che ha un'assegnazione, è uno che è inviato, è qualcuno che è inviato. Quando io voy a un país, quando io vado a un paese, yo voy con una asignación. Io vado con un'assegnazione. Quando io voy a un país, quando io vado a un paese, yo voy con una asignación. Io vado con un'assegnazione. Dio benedica i pastori. Dio benedica i pastori. Dio benedica i maestri. Dio benedica i maestri. Sono uomini e donne di Dio. Sono uomini e donne di Dio. Dobbiamo onorarlo. E li dobbiamo onorare. Però un apostolo è altra cosa. Ma un apostolo è un'altra cosa. Viene con un'assegnazione. Viene con assegnazione. Di Dio. Da parte di Dio. E lo che sto facendo in questa mattina. E quello che sto facendo qui questa mattina. È un'assegnazione. È un'assegnazione. Establecer all'apostolo. Stabilire l'apostolo. Inviarlo. Inviarlo. Commissionarlo. Inviarlo. ¿Puedo escuchar un amén? Levanten todas sus manos y diga, Jesús es bueno. Alzate todas las manos y diga, Jesús es bueno. Voy a poner mis manos sobre él como apóstol. Imporré las manos sobre él como apóstol. Y comisionarlo a la asignación que Dios le dio. Y lo envío a la su asignación que Dios le ha dado. Padre, muchas gracias. Padre, molte grazie. Muchas gracias. Molte grazie. Establezco. Stabilisco. Al apóstol Lirio. L'apostolo Lirio. Como apóstol del cuerpo de Cristo. Come apostolo del corpo di Cristo. Asignado a este territorio. Assegnato a questo territorio. En esta mañana. Questa mattina. Como apóstol. Come apostolo. Pongo mis manos. Pongo le mie mani. Padre, pongo mis manos. Padre, impongo le mie mani. Sobre su vida. Sulla sua vita. Y es comisionado. Ed è inviato. Lo comisiono. Io lo invio. Para su propósito. Nel suo proposito. Su asignación. Nella sua assegnazione. En este territorio. In questo territorio. Guglielmo Maldonado, senza averlo mai né visto né conosciuto, ha nominato pubblicamente Lirio Porrello apostolo del corpo di Cristo. Questo non è biblico. Ma lui, come apostolo del soprannaturale, che opere ha fatto? Prima di scoprirle nel dettaglio, rivediamo un'affermazione che ha fatto a Palermo riguardo il suo ministero. Sono un apostolo dispensazionale. Sono un apostolo di dispensazione. Che significa eso? Cosa significa questo? Che tienen una asignación muy específica. Che ha un'assegnazione molto specifica. Y que no se repite. E che non si ripete. Pueden escuchar un amén de ustedes. Posso sentire un amén? La parola dispensazione nella Bibbia deriva dalla parola economia, che significa incarico, amministrazioni di proprietà altrui. Dicendo di essere apostolo dispensazionale, implicitamente vuol far capire che negli ultimi tempi Dio trasmetterà la sua volontà alla Chiesa tramite lui. Guardate questo video. El autodenominado apóstol Guillermo Maldonado ha llegado al nivel más bajo y peligroso entre todas las herejías que enseña constantemente. Hace poco publicó un pensamiento donde claramente enseña que el Jesús que es enseñado en la Biblia y que ha sido predicado durante más de 2000 años no es el mismo Jesús de ahora. Observen a continuación el peligroso y herético mensaje que escribió Guillermo Maldonado en sus redes sociales. Si está ofreciendo a un Jesús histórico, no está ofreciendo nada. Solo el Jesús de la hora tiene en sus manos el poder de la resurrección. Es muy importante que los cristianos podamos discernir la peligrosa herejía que sutilmente Guillermo Maldonado está enseñando en esa publicación. En otras palabras, lo que Maldonado afirma es que el Cristo que es presentado en la Biblia desde hace más de 2000 años ya no significa nada hoy, pues para Maldonado existe otro Jesús que al resucitar ya no está vinculado a la Biblia, sino a las nuevas experiencias y nuevas revelaciones que los cristianos necesitan tener ahora. Para tener un mejor contexto de esta herejía de Maldonado, es bueno que ustedes puedan ver un video donde este falso apóstol afirma que la Biblia representa principios del pasado que fueron útil para un tiempo, pero que lo importante es vivir por lo que Dios está diciendo hoy fuera de la Biblia. A continuación, vean el siguiente video de esa herética afirmación. Vivir por principio. Vivere per principi. È vivere per lo che Dio dijo. È vivere di ciò che Dio ha detto. Questo è corretto. Questo è corretto.
Es agarrar los principios de Dios. È quello di afferrare i principi di Dio e metterli in pratica. El sembrar, il seminare, el ofrendar, l'offrire, el recibir, il ricevere, todos los principios de Dios. Tutti i principi di Dio. Por lo que Dios dijo. I principi che Dio ha detto. Vive por oír la voz de Dios. Ma colui che vive ascoltando la voce no, di Dio lo que Dios dijo, non vive per quello che Dio ha detto, ma per ciò che Dio sta dicendo. Como pueden ver, de la misma manera que para Guillermo Maldonado, la Biblia es una especie de compendio de principios que ya no son tan útiles para hoy, de esa misma manera afirma que el Jesús histórico o de la Biblia no tiene nada que ofrecer y que por lo tanto necesitamos a un Jesús de hoy. Pero esto es totalmente antibiblico. Nella conferenza del CAP, che organizza lui con la sua chiesa, Maldonado ha detto: colui che vive per udire la voce di Dio non vive per quello che Dio ha detto, ma per quello che Dio sta dicendo. Questo insegnamento mira a far credere che oggi Dio può parlare e rivelare cose che non sono confermate dalla sua parola. Quindi la Bibbia deve essere usata come un manuale e non come unica fonte attendibile in cui il Signore rivela la sua volontà, perché oggi Dio può dire e fare cose nuove. Ma questa è un'eresia. Dio è immutabile e non cambia mai, e la sua parola è santa, infallibile e intoccabile perché è Dio stesso. Se qualcuno dovesse togliere o aggiungere qualcosa alla parola che Dio non ha mai detto, perderebbe la vita eterna. Malachia 3,6 dice: io sono l'Eterno, non muto, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Gesù ha detto: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24,35. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e della santa città e delle cose descritte in questo libro. Apocalisse 22:18-19. Ma Maldonado non si è fermato qui. Sulla sua pagina di Twitter ha pubblicato un post dove dice: se stai offrendo un Gesù storico, non stai offrendo niente. Solo il Gesù di ora ha nelle mani il potere della risurrezione. Quindi, se noi predichiamo e offriamo il Vangelo del Gesù storico, quello che è presentato nei Vangeli, che ancora oggi salva, libera e guarisce, secondo Maldonado non stiamo offrendo niente, perché solo il Gesù di ora ha nelle mani il potere della risurrezione. Ma non esistono due Gesù, uno storico e uno di ora, in quanto Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8. Inoltre, il Vangelo del Gesù storico è intoccabile. Se qualcuno si permette di alterare o distorcerne il contenuto, cade sotto maledizione. La Bibbia dice in Galati 1:8-9: ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo: se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Muchos de esos individuos que están aquí sentados, many of those persons seated here, piensan los estúpidos, they think the dummies, que nosotros no tenemos discernimiento, that we have no discernment. Hay una unción sobre mí, there is an anointing upon me, que muy raras veces la he usado, that I've rarely used, y es decretar juicio contra mis enemigos. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Como apóstol de Dios, as an apostle of God, yo desato juicio sobre ellos. I release judgment. Tiene que darle volumen a cada hijo fuerte, fuerte. Estamos en una guerra. We are in war. Y porque estamos en una guerra, and because we're in war, we have to release judgment. Tenemos que desatar el juicio. Muchos de esos que vienen aquí, many of those coming here, y no se convierten a Jesús, don't convert to Jesus, y los que vienen aquí, los que me están viendo en el internet, and those watching on the internet, terminan muertos, they end up dead, leprosos, with leprosy, en la cárcel, destruidos, destroyed, por el pecado, by sin, y por el mismo infierno, by hell itself. Do not mess around with me and with the church. No se meta conmigo ni la iglesia. La tentazione di fare come ha fatto Maldonado la ebbero anche i discepoli quando i samaritani non vogliono accogliere il Signore in un loro viaggio. Guardate come Gesù ha risposto.
Luca 9, 53-56. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia?» Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: «Voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle». Poi andarono in un altro villaggio. La pratica di maledire e decretare giudizi sulle persone è attuata anche dalla moglie Anna Maldonado, che dichiara di essere profeta. Guardate. Y le dije: cuidadito, te estoy hablando a ti, humano. Como te trates de burlar de mí, juicio de Jehová te viene, porque soy profeta que puedo mencionar juicio contra ti. Porque soy profeta que puedo mencionar juicio contra ti. Porque... Allora, questa è la moglie di Guillermo Maldonado. Scusate queste immagini oscene. La moglie della profetessa di Guillermo Maldonado dice che il Signore ha le tette. Beh, El Shaddai, no? Lei dice che significa appunto che Dio ha i seni. Guardate. Gli fa vedere queste immagini nella chiesa e sta dicendo: perché ridi? Perché quando ti specchi non ti vedi. Pensate, fanno vedere anche immagini, scusate, queste immagini. Ecco qua, è quello che loro fanno vedere. O ti vergogni di queste immagini? El Shaddai. El Shaddai è il carattere del padre. Eh? Perché per avere un figlio? Scusa, fratello. Ok, qui inizia a promuovere il femminismo, si ride di noi uomini, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. 26 cromosomi, esce fuori un figlio idiota. Sta promuovendo il femminismo, insomma. Ok, brava. Hai bisogno dei 23 della donna e i 23 dell'uomo. Per uno in più diverso esce un mongoloide o idiota. Ma perché sia perfetto come noi donne, deve avere 23. E mamma e papà, El Shaddai praticamente dice che Dio è uomo e donna e ha i seni. Ah, io mi sono sognata i seni di Dio. Erano tanto grandi, cioè una deità a proposito della fertilità, dove è piena di seni, come una palla gigante di quelle dove facciamo gli esercizi. Ecco, così di grande erano i seni che io ho visto in sogno di Dio. Pensate che bestemmie contro lo Spirito Santo. Ah, e nel Re Gesù Cristo c'è questo. Pensate quello che dice la profetessa. Vivere per principi o vivere per la sua voce? Vivere per principi è vivere per quello che Dio ha detto. E questo è corretto. È prendere i principi di Dio e applicarli. Il seminare, l'offrendare, il ricevere, perché tutto gira intorno ai soldi. Dare, seminare, offrendare e poi Dio ti ridà indietro il quattroplo dei soldi. Questa è la loro dottrina. Questi sono i principi di Dio, pensate. È questo che Dio ha detto. Ma quello che vive non per quello che sta dicendo è scritto, ma quello che vive per sentire la voce di Dio non vive per quello che Dio ha detto nella sua parola, questa, non vive per questo, ma vive per quello che Dio sta dicendo. Quindi praticamente sta dicendo, loro dicono, e questo se voi sentite gli apostoli che stanno a Catania, che stanno a Palermo, che stanno in tutta Italia e anche in tutto il mondo, loro dicono che un conto è la parola scritta e un conto è la parola rivelata. Sono due parole diverse. Ora, a casa mia, è vero che noi abbiamo lo Spirito Santo che ci deve rivelare quello che è scritto, ma quando lo Spirito Santo ci rivela quello che è scritto, non è che ci cambia la parola. Se la parola scritta dice che Gesù è Dio, lo Spirito Santo mi rivela che Gesù è Dio e non mi dice un'altra cosa. Il fatto è che molti non riconoscono quello che è scritto, cioè dicono che Gesù non è Dio.
e questo è falso. Ma quando viene lo Spirito Santo, ti dice, è scritto, e Gesù è Dio. Lo Spirito Santo, la parola di Dio, oggi, è la stessa identica parola che è stata scritta nero su bianco. Loro invece dicono il contrario, che una cosa è la parola scritta, e una cosa è la parola rivelata. Una cosa è la parola che Dio oggi ti dà. Questa gente, questi apostoli e quelli che lì frequentano e sono andati con loro in quella riunione, sono le persone che hanno permesso agli ebrei di Hebron di venire qua, di non fare il nome di Gesù, e hanno organizzato quella riunione che voi, avvocati di questa gente, difendete e mi attaccate a me e a tutti noi che facciamo l'avvocati di Dio. La riunione è stata fatta qua. Eccola qua. Questo è il luogo della riunione. Lo vedete? C'è una scritta qua. Vedete? La facciamo un pochino più grande. Guardate cosa c'è scritto. Gesù Cristo è il Signore. Questo è un luogo di culto. Si fa la riunione. Vengono tutti appunto gli apostolici, le Adi, le parole di vita, Borello, la tenda, l'IPL, tutti quanti. Vengono. Arrivano lì, fanno la riunione, inizia la riunione, a un certo punto notiamo che qui, appunto, prima della riunione c'era Gesù Cristo e il Signore, durante la riunione fanno la foto, fanno la riunione, guardate che cosa esce qua. La parola Gesù è stata tolta. È stato tolto il nome Gesù. Ma io dico, questi maestri della Bibbia, questi sono tutti maestri della Bibbia, tutti, e pastori, apostoli, insomma, tutti questi maestri della Bibbia, sanno meglio di me che chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre. Chi non mi avrà riconosciuto davanti al Signore, io non lo riconoscerò davanti al Padre, ma davanti a questa aberrazione, cioè che il santo nome di Gesù Cristo è stato tolto perché sono venuti gli ebrei, e non mi cercare scuse, ti vergogni di Gesù? Non confessi Gesù? Queste persone che hanno accolto questi ebrei, che ci hanno imposto di togliere il nome di Gesù, e uno ha fatto un video, un pastore, pensate come Satana fa le pile ma non Lick Berkey, e dove ha detto che lui non voleva togliere il nome di Gesù, ma poi il Signore gli ha parlato e gli ha detto togli pure il nome del mio figliuolo, tanto io dimoro nei cuori delle persone, pensate che blasfemia. Quindi vedete che la parola, e questo non è un apostolo, la parola rivelata per loro non è la parola scritta, perché la parola scritta dice tutto il contrario. Guai a chi toglie il nome di Gesù, guai, attenzione, tu metti il nome di Gesù e poi lo togli perché viene un ebreo, quindi lui stesso ha confessato questo. Conto, come sapete, siamo stati con mia moglie a Napoli, c'è stato l'evento al Palapartenope con l'apostolo Maldonado. Vi dico solo questo, molti lo criticano e usano la penna per dire cose negative, ma ci sono stati 150 miracoli verificati dal punto di vista medico in 2 giorni, che sono stati verificati dai medici che erano là presenti. E c'è gente che queste cose non le vede e solo critica e ricerca difetti nella vita degli altri. Difetti ne abbiamo tutti, ma chi non vuole vedere le cose belle e buone significa che ha pregiudizi e ha bisogno di cambiare invece di criticare gli altri, perché se tu non puoi vedere il bene, allora significa che c'è qualcosa che non va nella tua vita. E io ti rispondo, caro, come dici tu, apostolo, che gli apostoli non esistono, ma questa è un'altra storia. Caro signor Lirio Porrello, allora, tu hai detto che ci sono 150 miracoli. Io dico che è falso, che non è vero che ci sono stati 150 miracoli, e te lo dimostro. Te lo dimostro con un semplice ragionamento. Ascoltami bene, non che Dio non faccia miracoli, ci mancherebbe, Dio fa i miracoli. Sei tu però che stai attestando il falso. Perché? Io ti sfido a portare documentazione di enti pubblici
ospedali pubblici, ASLE e quant'altro, la metà, non dico 150, 75, che dimostrano che ci sono stati dei miracoli. Non lo farete mai, perché i miracoli non ci sono stati. A voi che frequentate questa gente qua, che dovreste averci pensato voi, e non ve lo doveva dire Alessio Evangelisti, gli avreste dovuto dire, o gli dovreste dire a questa gente, in virtù di quello che loro hanno detto, dovreste pretendere la certificazione medica. Non ve la daranno mai, i miracoli non ci sono stati. E questo per cominciare. Punto numero due. Anche qualora ci fossero stati, facendo finta che ce ne fossero stati non 150, ma 150.000, e in virtù di questi miracoli voi sareste nella verità? Il bene di cui parla Lirio Porrello, che dovremmo vedere in Guglielmo Maldonado, che confermerebbe che è un uomo di Dio, ovvero i segni e le guarigioni, non è considerato bene da Gesù quando a compiere questo bene, cioè i miracoli e le potenti operazioni, sono persone che non hanno timore di Dio e non si fanno scrupoli di violare la parola di Dio per interesse personale. Vediamo ora alcune delle tante false profezie di questo Guglielmo Maldonado. El Espíritu de Dios dice esto: voy a sacudir esferas del gobierno. Voy a remover individuos que han parado el avance de mi reino. Tengo una mujer, dice el Espíritu de Dios, que la ha posesionado desde el cielo. Si mi pueblo ora, si mi pueblo busca, yo mismo cambiaré las leyes de esta nación. Yo mismo cambiaré las leyes de esta nación. Tengo planes desde el cielo. Y el Espíritu de Dios dice, tengo una mujer que la estoy posesionando para ser presidente de este país. Melba Jacome, pastora evangelica e leader del partito Tierra Fertil, che ambiva alla presidenza, proclamò la sua vittoria alla stampa e alla televisione forte della profezia fatta da Maldonado. Ecco un estratto dell'intervista. Melba Jacome, la candidata es pastora evangélica y la palabra de Dios está presente en su propuesta política. Tengo una palabra de Dios que él ha dicho que levantará hoy una mujer para gobernar nuestra nación. ¿Eso podríamos considerarlo una especie de revelación? Sí, una revelación. Hay una palabra profética que Dios trajo a nuestro país. Pero parece muy complicado ganarle a Rafael Correa, él tiene unos porcentajes muy altos, a él lo conoce todo el mundo. Así es, humanamente podríamos decir que es difícil, pero estamos viendo aquí la figura de David y Goliat. David dijo a Goliat: yo no vengo en el nombre de David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que yo he tomado este reto, no en el nombre de Melba Jacome, sino en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que hace lo imposible posible. Ma le cose non sono andate come credeva Melba Jacome. La profezia di Maldonado non si adempie e Rafael Correa viene rieletto presidente dell'Ecuador. Il risultato è schiacciante. Rafael Correa vince con il 51,99% dei voti e Melba Jacome arriva sesta con appena l'1,35% dei voti. ¿Qué tal amigos de Evangelio Puro? En este video le ayudaremos a comprobar por ustedes mismos que Guillermo Maldonado es en realidad un falso profeta, que constantemente miente y manipula a su audiencia para seguir ganando seguidores y continuar lucrando con el Evangelio. Preste mucha atención porque a continuación vamos a presentar falsas profecías y milagros de Guillermo Maldonado que nunca se cumplieron y por lo tanto lo hacen un mentiroso y un falso profeta. Número 1. Falsas profecías sobre Argentina. El Espíritu de Jehová viene sobre mí para profetizarle a la nación. Y el Señor dice así: Argentina
Maldonado profetizó que habría un avivamiento y que el próximo presidente de Argentina sería cristiano y que adoraría a Dios en la Casa Rosada. A continuación, vea el video de otra falsa profecía de Guillermo Maldonado durante un evento en el Luna Park de Argentina en agosto del 2015. Y el Espíritu de Dios te dice, Argentina, Argentina, la señal que el avivamiento llegará es cuando traiga un cambio de gobierno. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de gobierno, la señal del avivamiento viene. Y el Espíritu de Dios dice, el Espíritu de Dios dice, vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente. Me alabarán en la Casa Rosada, me alabarán en la Casa Rosada. Otra vez, las profecías de Maldonado no se cumplen. En primer lugar, el supuesto avivamiento que profetizó Guillermo Maldonado sobre Argentina tendría lugar luego del cambio de gobierno cuando tomó posesión el nuevo presidente Mauricio Macri. Pero además, la profecía de que luego del cambio de gobierno se levantaría un nuevo presidente cristiano y que adoraría a Dios en el Palacio de Gobierno nunca se cumplió. Sucedió todo lo contrario. Maldonado hizo esta profecía en agosto del 2015. Sin embargo, en noviembre del 2015 ganó las elecciones Mauricio Macri. Este nuevo presidente ha reconocido a medios internacionales que sigue la religión del budismo. No es creyente ni mucho menos adora a Dios en la Casa Rosada. Número 2. Falsas profecías sobre la prosperidad en Venezuela. En febrero del 2016, Guillermo Maldonado realizó uno de sus encuentros sobrenaturales en Caracas, Venezuela. En este evento, el autodenominado apóstol profetizó que venía prosperidad, abundancia y crecimiento de negocios para cristianos de Venezuela en medio de la fuerte crisis de ese país. Vean el video. Porque el Señor dice, mientras un pueblo se levanta en medio de una crisis, yo levanto un remanente que ni un pelo de su cabeza será tocado. Proveeré sobrenaturalmente. Los negocios prosperarán en medio de la crisis. Y la gente dirá, ¿por qué estos creyentes prosperan? Porque son el remanente que yo he escogido para este tiempo. Otra vez, Guillermo Maldonado se aprovecha de la crisis y la necesidad de las personas en América Latina. La realidad es que luego de esta profecía, desde el 2016 hasta el presente año 2017, la crisis en Venezuela se ha hecho más grande y sigue afectando a los cristianos. Meses después de la profecía de Maldonado, los medios han reportado que los cristianos en Venezuela siguen sufriendo la crisis que se ha hecho peor. Muchos incluso están pasando hambre y están abandonando el país buscando mejor vida y no están surgiendo grandes negocios de cristianos. Número 3. Oración y profecía de sanidad para el futbolista Falcao. En el video que verán a continuación, Guillermo Maldonado hace una oración declarando y profetizando la sanidad del jugador de fútbol Falcao. Hola Falcao, Dios te bendiga. Fíjate que pasó algo muy especial. Soy el apóstol Maldonado de aquí de Miami y venía manejando y pensé, si Dios me diera la oportunidad de orar por Falcao. Ahora, yo no sabía que tú eras cristiano. Tú sabes que uno de las de la gracia, la unción que Dios me ha dado es orar por los enfermos y pues una de las cosas que Dios más sana rápido son rodillas. Acabo de venir una cruzada donde Dios creó rodillas nuevas. So voy a orar que Dios te dé ligamentos nuevos y que te dé todo lo que te hace falta para que estés con todo en el mundial. De todas maneras, mira que Dios me dé esa oportunidad, yo creo que Dios quiere llegar a ti. Es más, si estás ahí en el video, yo quiero que te pongas la mano ahí donde estás, en tu pierna, y voy a orar. Y quiero decirte algo, esto lo he visto, este milagro lo he visto en muchos lugares. So, ponte la mano allá, ¿qué fue lo que se le reventó ahí? Ligamentos. El ligamento, yo voy a orar por el ligamento. Padre, en el nombre de Jesús, ponte la mano ahí. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por mi hermano Falcao, donde quiera que esté, Señor, que tu nombre sea exaltado en el 2014, a través de sus goles, a través de lo que haga. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordeno ligamentos nuevos. Ligamentos nuevos. Vas a sentir un calor ahora mismo en tu rodilla. Siento que algo está fluyendo ahora mismo en tu rodilla. Un ligamento nuevo. Padre, todo lo que fue dañado en su rodilla es totalmente restaurado en este instante. 1, 2, 3, sano, restaurado, ligamentos nuevos te declaro sobre tu pierna, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te digo la verdad, estás sintiendo como un calor. Eso es el poder de Dios obrando en tu pierna derecha. En el nombre de Jesús te declaro sano y declaro el favor y la gracia de Dios sin precedentes sobre tu vida para este mundial. Que Dios, que el nombre de Jesucristo sea glorificado a través de tu vida. Te bendigo y te declaro sano
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero la profecía y el supuesto milagro eran falsos. Falcao nunca sintió el calor ni el fuego de que dice Maldonado y nunca se pudo recuperar para jugar en el Mundial de Brasil 2014. Nunca hubo testimonio de sanidad por parte del jugador y su recuperación fue mucho tiempo después del Mundial y de la supuesta profecía de sanidad de Maldonado. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Como apóstolo. Con autoridad sobre este territorio. Jesús. En el nombre de Jesús. Yo ordeno. Al vento dell'est, al vento dell'est, ordino all'uragano, Irma, il tuo nome è Irma, Irma, io ti ordino, nel nome di Gesù, dovunque sei ora, io ti ordino, disintegrati. Disintegrati. Dissolviti. Pero eso no es todo. Maldonado, en su arrogancia, creyendo que puede ser igual a Dios, también le dio órdenes a los ángeles para que detuvieran el huracán Irma. Ordino agli eserciti celesti, eserciti angelici, eserciti angelici, andate ora, distruggetelo, dissolvetelo, ora, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Padre, lo dichiaro fatto. Lo dichiaro fatto. Si Guillermo Maldonado es realmente un profeta y si realmente recibió la autoridad de Dios para darle órdenes a la naturaleza y decretar, entonces debemos esperar que el huracán Irma no entrara a Florida. Pero no fue así. Por el contrario, el huracán Irma ha arrasado con la Florida y hasta el presidente Donald Trump ha declarado estado de emergencia. Vean estas tristes imágenes de cómo Irma arrasó con la Florida, provocando grandes daños e inundaciones. Padre, nos paramos con nuestro derecho de justo. Padre, noi ci poniamo con il nostro diritto di giusti. Chiediamo i nostri diritti. I diritti che Gesù ha conquistato sulla croce. Ci alziamo. Ci alziamo. Proprio ora. E ordiniamo. Uragano Maria, disintegrati. Disintegrati. E perditi nel fondo del mare. Nel nome di Gesù. In questo momento. In questo momento. Inviamo angeli. Facciamo un buco nel tuo occhio. Facciamo un buco nel tuo occhio. Disintegrati. Dissolviti. Nel nome di Gesù. Inviamo angeli. Che lo distruggono. Nel nome di Gesù. Una vez más, Maldonado miente y queda en vergüenza con sus falsas declaraciones y decretos. El huracán María nunca se desintegró. Por el contrario, y tristemente, este huracán entró a Puerto Rico arrasando con todo a su paso. A medida que se conocen nuevas imágenes en Puerto Rico provocadas por el huracán María, fuentes extraoficiales indican que han muerto casi una decena de personas. Por otro lado, las operaciones de rescate y recogida de escombros comenzarán, pero podrían pasar meses, quizás años, para que la isla regrese a la normalidad. ¡Huracán María! ¡Hurricane María! ¡Desintégrate! Dos veces Maldonado ha decretado sobre los huracanes y nada sucede. Sus palabras no tienen poder, no tienen autoridad y sus declaraciones no se cumplen. Demostrando que es un falso profeta y que no sabe orar pidiendo la voluntad de Dios. Ascoltiamo ora le grandi eresie della dottrina chiamata l'ipergrazia, ovvero quella dottrina che dice che una volta che sei stato salvato, sei per sempre salvato, qualsiasi cosa tu commetti. Vediamo. Non stiamo mettendo in dubbio la salvezza. Se un cristiano carnale muore, se ne va in cielo. Se un cristiano carnale muore, se ne va in cielo. Ma ha vissuto sulla terra come quelli del mondo. Mi state seguendo? State comprendendo? Sto cercando di dare rivelazione di grande teologia in maniera molto semplice, ma qui c'è grande rivelazione su questo. One of the great and ghastly errors, not just error, but heresies
that permeates the evangelical world today is the doctrine of the carnal Christian. The idea was that you could be a believer and be altogether carnal. But this is an excuse for people to say, well, I answered the call, I raised my hand, I signed the card, made the pledge, therefore I'm saved. Even though there is no evidence of it whatsoever, you can still be in a state of utter carnality and be a saved person. Are you a new creature? Don't talk to me about praying a prayer. Don't talk to me about church attendance. Don't talk to me about some collegiate Baptist group. Are you a new creature with new affections that drive you to want to do things that are pleasing to God? This is evangelicalism today. Sensual, carnal, unconverted people that have just enough deceptive religion to drive them straight into hell. Are you that kind of person? The doctrine of a Christian living in a continuous state of carnality is absolute heresy. Do Christians sin? Yes. Can Christians fall into carnality? Yes. Can Christians walk in immaturity for a while? Yes. But can Christians live a godless, worldly life all the days of their life? Absolutely not. Why? Because salvation is a supernatural work of God, whereby if any man be in Christ, he's a new creature, and new creatures live a different way. The doctrine of the carnal Christian has destroyed more lives and sent more people to hell. Non stiamo mettendo in dubbio la salvezza. Se un cristiano carnale muore, se ne va in cielo. Ci sono quelli che dicono: per due ore in chiesa faccio tutto quello che mi dici, però poi dopo che esco dalla chiesa faccio quello che voglio. Dici: ma tu hai creduto in Gesù, sicuramente sei salvato, però non vivi il regno, vivi il tuo regno, non il suo regno. Sei salvato, ma vivi come quelli del mondo. Se un cristiano carnale muore, se ne va in cielo. Questo è lo stesso concetto che sostengono Joseph Prince, John MacArthur e tutti i seguaci dell'ipergrazia. Secondo Porrello, se sei disobbediente al re, vai in chiesa due ore la settimana e poi vivi come vuoi e come le persone del mondo, sei comunque salvato. Far ripetere alle persone che vanno davanti al palco una preghiera dove si confessa Gesù come Signore e le si dichiara salvate e nate di nuovo, dandogli il benvenuto nella famiglia di Dio. Guardate. Quando una persona riceve Gesù, e stamattina lo Spirito Santo mi ammaestrava, mi ha detto: quanto tempo ci è voluto per Adamo cambiare natura? Un attimo. Quando si è ribellato a Dio, ha cambiato natura. Quanto tempo ci vuole per salvare una persona? Un attimo. Appena riceve Gesù come Signore della propria vita, chiunque avrà invocato il nome del Signore viene salvato in quel momento stesso. E io voglio chiedere stamattina: quante persone ci sono qui che vogliono ricevere Gesù, non l'hanno mai fatto nella loro vita? Vogliono i loro peccati perdonati, vogliono la sicurezza della vita eterna, vogliono essere sicuri che se dovessero morire vanno in cielo. Chi non ha questa certezza la puoi avere ora, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora pregate a voce alta questa preghiera con tutto il vostro cuore, ripetete dietro a me questa preghiera, e Dio che è qui presente fa un miracolo. Un giorno il Signore mi ha detto: quanto ci è voluto perché Adamo, dopo che ha peccato, cambiasse natura? Un attimo. E quando le persone invocano Gesù come Signore, in un attimo vengono perdonati e salvati. Ora io vi do la parola, voi la dichiarate e Dio vi cambia la vita. Vi perdona tutti i peccati, vi dà un futuro e una speranza. Ora pregate a voce alta questa preghiera insieme a me. Questa è la preghiera di salvezza, dove confessate pubblicamente che ricevete Gesù come Signore e da questo momento siete salvati. It's the sinner's prayer. And I'm here to tell you, if there's anything I've declared war on, it's that. For the Baptists and the evangelicals and everyone else who's followed them today, I'll tell you, that sinner's prayer has sent more people to hell than anything on the face of the earth. You say, how can you say such a thing? Go with me to Scripture and show me, please. I would love you to stand up and tell me where anyone evangelized that way. A te,
che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. E noi vogliamo proclamare che il 2019 tante creature verranno al Signore facendo la preghiera di salvezza. Anche Leonard Ravenhill ha scritto: la preghiera di salvezza ha mandato più persone all'inferno di tutti i bar in America. Ma c'è un altro punto molto importante, guardate. Ditelo alla Chiesa: Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato. Alleluia! Benvenuti nella famiglia di Dio. Fate un applauso a questi cari. Dio vi benedica, benvenuti nella famiglia di Dio. Listen to me. You have the authority to tell men the gospel. You have authority to tell men how to be saved, and you have authority to teach men biblical principles of assurance, but you have no authority to tell men they are saved. That is the work of the Holy Spirit of God. Dio non ci ha dato l'autorità di dichiarare alle persone che sono salvate. Dopo la pubblicazione del video, questo signore Luca Adamo ha pubblicato un video dove aspramente critica questo studio e tutti gli altri che ho fatto, dicendo che sono stato mosso dal diavolo, e ha consigliato i credenti di non guardarli e considerarli come spazzatura. Dato che ha detto molte cose eticamente e biblicamente scorrette, mi sono sentito in dovere di rispondergli, visto anche il consenso che ha suscitato con ciò che ha affermato, i giudizi negativi che ha prodotto nei miei confronti e nei confronti di quest'opera, e vista anche l'esortazione che ha rivolto ai fratelli a prendere le distanze da me e da questi studi perché ispirati dal diavolo. Luca Adamo, in questo video, ha fatto esattamente l'opposto. Ha screditato senza alcuna prova scritturale tutto l'insegnamento che ho fatto basato sulla parola di Dio e ha espresso il suo punto di vista personale esortando i credenti a seguirlo, buttando nella spazzatura il mio studio perché ispirato dal diavolo, dicendo che il frutto che dobbiamo guardare nei ministri sono proprio i segni, il numero di credenti che li seguono, il numero di chiese, la fama e il successo che hanno. Prima cosa da dire. Quando si fa una critica di un'opera come questa, bisogna farla in maniera corretta. È un diritto e un dovere per un cristiano confutare le cose false o sbagliate che vengono trasmesse dai falsi insegnanti della parola di Dio. Ma bisogna farlo rispettando le regole. O si fa vedere la parte del video dove vengono dette o insegnate cose false, o si trascrive fedelmente ciò che è stato affermato, confutando non con le proprie idee, ma con la scrittura. È sleale e scorretto comunicare le cose in maniera confusa e imprecisa come ha fatto Luca Adamo, confutando ciò che è stato detto nello studio, non con ciò che afferma la Bibbia, ma con il proprio punto di vista, senza altresì aver detto precisamente e fedelmente le cose che sono state dette e insegnate. Tu parli dell'apostolo Lirio Porrello come se fosse un servitore del diavolo. E poi hai parlato di altri ministeri prima, ministeri importanti, Joseph Prince, parlerai di Joyce Meyer, tutte queste persone che certamente tu non comprendi, amico mio, la diversa cultura, l'enfasi. Certamente Joseph Prince sono personaggi, certamente possono essere discutibili per alcuni versi, ma hanno, ogni predicatore ha una sua enfasi, è un ramo del meraviglioso albero di Dio, è un'enfasi, una predicazione, uno stile forse non condivisibile, ma comunque è parte del regno di Dio. Perché credo che insomma sia abbastanza scontato il fatto che siano persone che stanno servendo Dio, come il nostro Lirio Porrello. Non puoi dire che l'apostolo Lirio Porrello è servitore del diavolo perché dice delle cose che tu non comprendi. Punto primo. Di nuovo diffamazione. Ribadisco che non ho mai detto che Lirio Porrello è un servitore del diavolo. Punto secondo. Qui Luca Adamo ha detto che io non comprendo che questi personaggi hanno un'altra cultura, un'enfasi diversa, uno stile non condivisibile e che sono persone che comunque stanno servendo Dio in maniera evidente perché hanno tanto seguito. Negli studi che ho fatto non ho parlato né di cultura, né di stile e né di enfasi che io non condivido. Ho esposto le loro false dottrine confutandole con la parola di Dio. Poi dice che io definisco l'apostolo Lirio Porrello un servitore del diavolo solo perché dice che cose che io non comprendo. Ribadendo che non ho mai detto a Lirio Porrello servitore del diavolo, grazie a Dio l'italiano lo comprendo abbastanza bene. E se una persona dice che se uno non dà la decima deruba a Dio, che peccati abominevoli sono errori di immaturità che non mettono a rischio la salvezza,
che se uno confessa Gesù anche senza essersi ravveduto, in quel momento viene perdonato e salvato, che un credente carnale che ha vissuto sulla terra come quelli del mondo, cioè nel peccato, se muore se ne va in cielo, io dico quello che dice la Bibbia. Chi predica falsi insegnamenti come questi è un falso profeta. Qual è invece il criterio con cui Luca Adamo definisce questi predicatori ministri di Dio? Il suo giudizio personale basato sull'affetto, sulla stima, sul numero di credenti che li seguono, sull'apparenza esteriore, sull'appartenenza alla famiglia e non sulla parola di Dio. Per quale motivo penso che i tuoi video siano da cestinare, Stefano? Vedi, e in questo video, quando hai toccato l'apostolo Lirio Borello, purtroppo, fra virgolette, ha toccato una delle persone che io comunque apprezzo. Però perdonami Stefano, quando mi si tocca la famiglia, è la famiglia, la famiglia. Noi siamo una famiglia. E non mi possono dire queste cose sui servi della mia famiglia. E poi fai vedere tutto l'elenco di difetti. Ma quando mai un ministro degno di questo nome deve essere esente di difetti? Come fai a dire che è un servitore del diavolo? Vedi, a me non mi meraviglia il fatto che un servitore di Dio faccia qualche svarione. Non ne ho visti in mio, per carità, ma può darsi. Non mi meraviglia il fatto che abbia qualche difetto. Mi meraviglia invece, non ci vedo il diavolo in un ministro che ha qualche difetto, qualche peculiarità. Ci vedo più il diavolo in coloro che vanno a smucinare in mezzo ai difetti, li vanno a cercare, vanno a pescare e li mostrano a tutti. E questa è una cosa che non va. Io credo che il diavolo sia più nelle opere che hai fatto te, Stefano. Non dico che tu sia dal diavolo, dico solo che però, senza volerlo, ti sei prestato al nemico dell'anima nostra. Dico, ma come si fa a dire che una persona come l'apostolo Lirio è dal diavolo, è eretico? Ancora diffamazione con l'aggiunta di un nuovo aggettivo che avrei detto a Lirio Porrello. Eretico. Qui Luca Adamo fa credere alle persone che io ho esposto i difetti personali dei predicatori e non la loro dottrina. Ha detto che non ha trovato difetti nella dottrina di Lirio Porrello e non ci vede il diavolo in coloro che hanno difetti, ma vede il diavolo in coloro che vanno a smucinare nei difetti delle persone per mostrarli a tutti. Fate attenzione, perché per Luca Adamo chi predica false dottrine come quelle che abbiamo visto prima, che mettono a rischio la salvezza dei credenti, è un grande uomo di Dio che ha solo dei difetti innocui, e coloro che espongono le false dottrine e chi le predica, come ho fatto io e come fanno altri, sono stati ispirati dal diavolo. Questo è l'esatto contrario di quello che insegna la parola di Dio. È buono chiarire che io non ho esposto i difetti personali di nessuno, cosa che sarebbe scorretto fare. Ho esposto i falsi insegnamenti pericolosi per la salvezza che vengono insegnati da questi famosi predicatori attraverso prove concrete e scritturali. La preghiera della salvezza non è la dottrina non è la preghiera della salvezza, la dottrina è la salvezza che è successa, che è venuta dentro il credente. Bene fa a fare la preghiera di salvezza, ma bisogna farla, è un'esperienza straordinaria. Perché la preghiera di salvezza in quel momento fa rendere conto al peccatore di aver ricevuto Cristo nella sua vita. Come si fa ad attaccare la preghiera di salvezza a gente che dice amen, amen, ma stiamo scherzando? Ma da dove vieni, Stefano? Ma chi sei? Chi ti ha costruito? Ma invece di leggere la Bibbia, che te sei letto? Il manuale dei giovani marmotte? If your heart stopped beating in the next few minutes, are you at peace with God? Do you know where you'd spend eternity? If not, I would love to have the opportunity to pray with you. I'm not here to condemn anybody, but rather to help you find a new beginning. And I know that comes through a personal relationship with Jesus Christ. Why don't you pray with me today? Just say, Lord Jesus, I repent of my sins. Come into my heart. Wash me clean. I make you my Lord and Savior. Friend, if you prayed that simple prayer, we believe you got born again. We believe you got born again. The scripture says, whoever calls on the name of the Lord will be saved. And that's just what you did. Io voglio chiedere stamattina, quante persone ci sono qui che vogliono ricevere Gesù, non l'hanno mai fatto nella loro vita. Vogliono i loro peccati perdonati, vogliono la sicurezza della vita eterna, vogliono essere sicuri che se dovessero morire vanno in cielo. Chi non ha questa certezza, la puoi avere ora, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Dear friends, praying some prayer is not going to make you saved. Okay? You will search the Bible in vain for the sinner's prayer. It ain't there.
From time to time, I'm asked why I don't encourage people to say the sinner's prayer after they hear the gospel. Well, to illustrate why, let me share an analogy. A husband has committed adultery on his wife. She's willing to take him back. I lead him to a door, knock on the door, and say, your husband wants to come back. Are you ready to apologize? He says, yes. Say this after me. Dear wife, I'm sorry for committing adultery. I'm sorry for committing adultery. That's ridiculous. To have to lead someone an apology, it should just spill from his heart. And it's the same with God. When we've sinned against God, we realize that we shouldn't have to have someone lead us in an apology. It should spill from our heart. If you need to receive Christ today, would you pray with me right now? Now, let's pray together. Father God, I love you. Jesus, I believe that you are God. I believe, and I pray that you would come and dwell in me. Now, I believe that I've been saved, and I am on my way to heaven, and I am going to enjoy the journey. In Jesus' name, amen. Where did that come from? Where did we get that? And here's the other thing. People start walking to the front, and I'm going, where are they going and why? There's been no gospel preached. There's been nothing about Jesus, nothing about sin, nothing about repentance, nothing about what they feel guilty because they haven't been giving, and now they want to come to the cross? What are they coming to? They come to the front. They're led in the sinner's prayer that you will find nowhere in the Bible. Nowhere in the Bible. And right afterwards, that statement is made. Welcome to the family of God. Dio vi benedica, benvenuti nella famiglia di Dio. Dio vi benedica. If you prayed that prayer and you meant it, you're saved. Because this is the date when your name was sealed in the Lamb's Book of Life. Really? Because you repeated somebody else's words. Questo giorno i santi angeli stanno scrivendo in questo libro i vostri nomi e dicono: oggi tu sei nato di nuovo. We have reduced the gospel in so many evangelical circles. We have reduced the gospel to saying the quote unquote sinner's prayer was not even in the Bible, and we think as long as you say it, you really, really mean it, then that's your ticket into heaven. That is not the gospel. We must warn people that their sin has incurred the righteous wrath of a holy God. And the only way to escape that wrath is to repent of sins and turn to Christ. Ora invece vedremo qualche gioco di prestigio, che spacciano poi per miracoli di Dio, ovviamente. Guglielmo Maldonado nel 2009 organizzò un incontro nella sua chiesa con Dionny Baez. Conoscere un po' meglio questo personaggio ci aiuterà a capire meglio come Maldonado concepisce il soprannaturale. Dionny Baez si propone alle chiese, soprattutto sudamericane, come pastore e profeta e ha fatto del soprannaturale di Dio un vero e proprio show, eseguendo miracoli allo scopo di meravigliare e sbalordire i credenti affinché credano che Dio e la sua gloria sono con lui. I suoi cavalli di battaglia sono cambiare l'acqua in vino e far apparire polvere d'oro da tutte le parti. Vediamo. ¿Usted cree que el Señor hace señales hoy? ¿Y tú quieres que el Señor ponga una señal dentro de la Biblia de ella? ¿Qué te gustaría que el Señor pusiese allí? ¿Ah? Polvo de oro. Polvo de oro. Ok. Entonces, impón tus manos sobre la Biblia y declara que el Señor ponga una señal de polvo de oro. ¡Tus manos se están cubriendo de oro ahora! ¿Usted cree que si el apóstol toca esta agua, Dios pone algo especial acá? ¡Sí! 3, 2, 1. Algo está pasando ahora. Algo está pasando ahora. No.
Nell'ottobre del 2009, Guglielmo Maldonado lo invitò per 3 giorni ad esibirsi nella sua chiesa. Vediamo il video. Yo conozco la gloria de Dios, que va a venir oro a la existencia sobre él cuando yo lo declare. Ahora comienza a buscar en tus manos. Vas a comenzar a encontrar oro ahora en tus manos. Oh, 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 lo estoy viendo hasta aquí. Oh, my God. Oh, my God. Dígame usted el libro, el capítulo y el versículo. ¿Has portado una Biblia? Ok. Cambiato il sacerdozio? È necessario che cambi la legge. Quindi se io sto camminando nella gloria di Dio, è una dimensione maggiore a quella naturale? Pertanto io gli posso parlare alle leggi naturali. Sai te ciò che sei che sta a dire? Che devono essere cambiate. Invece è scritto guai a chi cambierà le leggi naturali. Non è un'opzione, è che devono cambiare. Dimmi il libro, il capitolo e il verso. Dove tu vuoi che compaia dell'oro nella tua Bibbia. Isaia 62, 60 verso 2. 62. Isaia 60 verso 2. Ecco, dice che è piena d'oro. Ecco qua. Questi sono i frutti che portano questi super apostoli che vengono qua in Italia, vengono accolti da tutto il movimento apostolico. E ecco qua. Va bene, ok, l'abbiamo capito, dai. Quando les digo che podemos hacer lo mismo che Jesús. Quando usted manifiesta la gloria de Dios con señales. Miami entera, apóstol, tiene que pararse y decir, "Wow, ahora sí que creemos realmente que Jesús es el rey." Mira el agua, tienes que hablarle. ¿Ok? Y estás como que temblando. ¿Seguro que crees? ¿O crees que crees? Yes, 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 yes. Vamos a declarar qué clase de vino se convierta. Merlot, Cabernet, Sauvignon. Yes, yes. ¿Listo? Háblale. Háblale al agua. Háblale al agua. Yes, yes, yes. ¡Oh, my God! In questo video, Diony Baez esegue un rito magico propiziatorio e dichiara che il potere di prosperare verrà attraverso quest'olio su chiunque ne venga unto e la ricchezza del mondo verrà trasferita nelle sue finanze. Questa è una pratica esoterica che si usa nella magia. Poi aggiunge che le parole che sta dichiarando si manifesteranno nell'olio e dopo averlo fatto agitare con forza da Maldonado, nel liquido della bottiglietta appare la polvere d'oro. Anche questa è una pratica magica o un trucco. Questo qua si chiama Edgar Ortuño. È stato qui in Italia pochi giorni fa, in una di queste chiese, e fa parte della cricca di Maldonado e di tutti gli apostoli. Qui lui fa tutto un discorso e guardate alla fine che cosa fa. Guardate che cosa fa. Eccolo qua, riceve. Eccolo qua. Va bene. Ok, va bene così. Dopo aver visto Luca Adamo, fervente sostenitore dell'ipergrazia e della preghiera di salvezza, quindi sostenitore di Porrello, Maldonado, eccetera, vediamo qualche altro di questi falsi profeti. Voi pensate veramente che Dio mandi certe persone alla dannazione eterna perché non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere il Vangelo? Il regno di Dio non ha a che fare con il dopo la morte, il regno di Dio ha a che fare prima di tutto con il qui ed ora. Tutte le persone saranno con Dio, tutte le persone saranno con Dio. Qual è il compito per il quale, il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo, per il quale dobbiamo essere anche perseguitati, per il quale dobbiamo deporre anche la nostra vita? Parlare che c'è un Padre meraviglioso che ha compiuto un'opera straordinaria 2000 anni fa mandando suo figlio e permettendo a te e a me, ad ognuno di noi, ad ogni singolo essere umano
di sperimentare nuovamente il regno di Dio, di vivere come Gesù ha vissuto. Non c'è nessuna condanna, non c'è nessun inferno, non ci sono fiamme eterne, non c'è nessuna dannazione per l'eternità, nessuna situazione che porti le persone a vivere per l'eternità nelle fiamme eterne. Ma di quale mostro stiamo parlando? È come se Dio volesse far pagare un errore che è stato un battito di ciglia per 100 anni. Per 100 anni tu soffrirai per quell'errore compiuto in quel battito di ciglia. Già questo sarebbe assurdo. Lasciamo stare 30 anni, ma anche un anno rispetto ad un battito di ciglia. Quanto è un anno rispetto ad un battito di ciglia? Che è un micro millesimo di secondo rispetto a 365 giorni. Già quello sarebbe assurdo, già quello sarebbe mostruoso. Questo è uno degli intoppi, questo è uno degli ostacoli più grandi che sono stati posti davanti all'umanità. La gente, parecchi, non accettano questo Dio che ti chiede di perdonare i tuoi nemici e che alla fine lui farà bruciare per tutta l'eternità i suoi nemici all'inferno. Non ha senso. Paolo dice una cosa incredibile nella lettera ai Romani, al capitolo 5. Lui dice così: per cui, se per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini. A Dio non gliene frega assolutamente niente se tu sei cattolico, se tu sei evangelico, se tu sei testimone di Geova, se tu sei musulmano, se tu sei buddista, se tu sei shintoista, se tu sei qualunque cosa, ateo. Dio non gli interessa. Dio ama ogni singolo essere umano e Gesù è venuto a portare e a rivelare il Vangelo del Regno di Dio. L'uomo non è stato creato per una religione. L'uomo è stato creato per regnare sulla terra. Nel momento in cui ha dichiarato la sua dichiarazione, ha fatto la sua dichiarazione di indipendenza, lui non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità che Dio gli aveva dato, perché lui stessa ha detto: io voglio separarmi da te. Dio dice: ok, fino a questo momento io ho provveduto per te, fino a questo momento io mi sono preso cura di te, da oggi in poi tu ti prenderai dopo. Ok? Sì? Ok? Tutti quanti che ricevono il grande profeta, onori, fiori, a salute. E chi è presidente? Deve passare il grande uomo di Dio. Mamma mia. A salute. Ok? Ovviamente si deve far attendere, immagino, no? Che le persone importanti... Eccolo qua. È lui? No. Ah, eccolo qua. Qui c'è una freccia nera. Una... Guardate quello che sta facendo quella donna. Lui passa. Sa. Passa. E ci sono, fermo qui, le donne in ginocchio. Andiamo avanti, perché ancora ce n'è da vedere di questo grande profeta che promuove la santità. La vedo. Guarda, stanno in ginocchio. Guarda, guarda, guarda. Oddio, momenti bacia il pavimento, la strada, quello che è. Ma ora si alza, ecco qua, si è alzata, questa sta in ginocchio. Lui lì prende i fiori, non è che gli dice: oh, ma che te sei impazzita? Ma che te sta inventando, Mars, tante vergogni. No. Da qui lui prende i fiori, grazie, grazie. Che c'è sta a bustarella in mezzo ai fiori? Mosè alza, ecco. Ecco qua, questa pure penso stia in ginocchio. Mosè alza, infatti se... Sì, no, resta in ginocchio. Questa resta in ginocchio, giustamente. Qua. Donne inginocchiate. Donne inginocchiate davanti a lui, lui tranquillo. Ecco qui, pure la bambina, tutti se stanno inginocchiati. Tranquilli. Lui tranquillamente prende i fiori. Mosè sono alzate.
Ora voglio dare solamente un accenno su una setta che relativamente da poco sta prendendo piede un po' in tutto il mondo. Si tratta di quella chiamata la Chiesa di Dio Onnipotente. Potete vedere il loro logo qui. No, non mi prolungherò molto su questo, vi dico soltanto la base della loro dottrina, così decidete voi se può essere da parte di Dio o meno. La base della loro dottrina è questa: Gesù è ritornato sulla terra e Dio stesso si è incarnato in una donna cinese. Adesso non ricordo il nome, ma potete trovarla facilmente facendo una piccola ricerca. Quindi una donna cinese è l'incarnazione di Dio e dalla sua bocca esce direttamente la parola di Dio. Tant'è che hanno fatto un'altra specie di Bibbia. Vi dico solo questo, poi decidete voi per il resto. E ora parliamo di soldi, perché è sempre una questione di soldi. Non penserete che veramente tutti questi agiscono per puro idealismo. No, no. C'è un tornaconto personale, guardate. Allora, secondo questi apostoli, un pastore deve avere prosperità e se tu non hai prosperità non puoi insegnare agli altri niente e non puoi andare in giro con una giacca da straccione. Quindi se tu sei prospero economicamente sei benedetto da Dio, eccetera. Ma sentiamo quello che ci dice. Ecco, ora gli mettono la giacca di uno straccione e quindi ci vedo un po' io. Cari fratelli, l'apostolo Maldonado, vostro padre spirituale, nota bene, vostro padre spirituale, vi voglio benedire. Lo spirito religioso crea l'uomo di Dio così, cioè uno straccione. Quindi se tu sei uno straccione, non sei un uomo di Dio, ma c'è uno spirito religioso. Per tu benedire, devi essere tu benedetto, quindi sta puntando tutto sul money. Dio ti ha benedetto perché tu puoi benedire gli altri. Tu non puoi essere di benedizione. Tu non puoi essere di benedizione se prima non vieni benedetto. Tutto sui soldi gira. Io ti benedirò affinché tu possa benedire. Dio ti ha liberato affinché tu possa liberare. Dio ti ha prosperato economicamente affinché tu possa prosperare gli altri. Benedice la tua casa, i tuoi figli, i tuoi discepoli. Vabbè, io non ti posso benedire quando sono di questa forma. Lo spirito religioso vediamo, ecco qua, quanti vogliono la mia benedizione. Il peccato originale dell'Eden fu il robare il diezmo. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza. En el principio, in the beginning, Adán le tocó a Dios Adam touched lo que le pertenecía a Dios. That which belonged to God. De ahí dio a luz la maldición de la pobreza. That's where the curse of poverty was birthed. Ahí el hombre vino a endeudarse con Dios. That's where man came indebted to God. Y por eso cuando usted le dé el diezmo a Dios, so when you give God the tithe, pero que me oiga, listen, usted no le está dando nada más si no está pagando una deuda. You're not doing anything but paying a debt. Usted está pagando una deuda. You're simply paying a debt. O sea, si alguien dice, yo estoy diezmando, somebody says, I'm tithing, y nada está pasando en mi finanza, and nothing's happening in my finances, claro que nada va a estar pasando. Of course, nothing's going to be happening. Usted está pagando una deuda. Entonces, mire lo que estoy diciendo. So here's what I'm saying. Entonces, lo que determina, what determines, lo que determina, what determines su aumento, your increase, son sus ofrendas, are your offerings. Ahora viene esto, le dije en esta mañana. Now, and I told you this morning, hay gente que diezma, there are people that tithe, and they haven't been able to see the breakthrough. Y no han podido ver el rompimiento. Dice, pastor, I'm a good, faithful tither. Dice, pastor, yo soy fiel en mi diezmo. I haven't seen the change. No he visto cambio. I haven't seen victory. No veo victoria. Because you're not giving anything. Porque no estás dando nada. You're paying your debt. Estás pagando la deuda. You're paying your taxes. Estás pagando los impuestos of the kingdom. Del reino. You're not giving anything. No estás dando nada. The moment you're still giving offerings, en el momento que da ofrendas, which is beyond your tithe, que va más allá del diezmo, God releases a spiritual, supernatural, divine on your finances. Dios desata en el mundo espiritual divino en tu finanza. ¿Puede escuchar un amén? Can you say en el momento que usted empieza a ofrendar, the moment you start giving offerings, Dios desata una actividad espiritual en su finanza. God releases spiritual activity in your finances. La decima è del Signore, consacrata a Dio. L'offerta è volontaria.
La decima non è volontaria. La decima tu la porti a Dio perché non è tua, è sua. En el principio, in the beginning, Adán le tocó a Dios Adam touched lo que le pertenecía a Dios. That which belonged to God. De ahí dio a luz la maldición de la pobreza. Per questo voglio dirvi, quando date la decima, non la date alla Chiesa, la date a Gesù. E se non gliela date, siete in debito con Lui perché avete rubato. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. Y por eso cuando usted le dé el diezmo a Dios, so when you give God the tithe, pero que me oiga, listen, usted no le está dando nada más si no está pagando una deuda. You're not doing anything but paying a debt. Tener acceso, ma finché noi abbiamo accesso a todo lo que el gran yo soy tiene, a tutto quello che il gran io sono ha, siempre tenemos que honrarlo. Noi sempre dobbiamo onorarlo. Este momento, in questo momento lo vamos a honrar, lo onoreremo con ofrenda, con le nostre offerte. Usted tiene una necesidad, tu hai un bisogno, pero antes de que la supla, ma prima che lui la possa suplire, él espera que usted le honre. Lui si aspetta e tu lo onori. Espera que usted le honre. Lui si aspetta e tu lo onori. Busque un sobre, cerca una busta, pida un sobre, chiede una busta, y honrelo ahora en el nombre de Jesús, y onóralo. Dios va a sanar a muchos en Dio esta Dios guarirá noche. Molti questa sera. Dios va a liberar a muchos. Dio libererà molti. Pero no se le olvide, ma non dimenticate, primero honrarlo, prima a Dio, di tutto onorare Dio. Offrire denaro a persone che predicano false dottrine usando il nome di Dio per i loro scopi e per arricchirsi non onora il Signore, ma sostiene e finanzia un'opera che Dio rigetta e che mette in serio pericolo la nostra salvezza e quella di molti altri. Nel sito internet della sua chiesa El Rey Jesús, Maldonado offre la possibilità di diventare socio ministeriale nella sua comunità. A chi è molto ricco e offre molti soldi, Maldonado offre molti benefici. Posti privilegiati, incontri privati e addirittura un incontro personale con lui. A chi non ha molte possibilità e offre poco, quasi niente. Favor significa accesso. Favore significa accesso. A persone. A persone. A lugares. A luoghi. E a cosa. E a cosa. Levante su mano. Alzate le mani. Diga favor. Dite favore. Significa. Significa. Accesso. Accesso. Quanto di ustedes. Quanti di voi. Quieren tener accesso. Vogliono avere accesso. A persone. A persone. A lugares. A luoghi. E a cosa. E a cose. Ahora yo le voy a dar. Ahora yo vi darò lo que Dios me dio a mí. Quello che Dio ha dato a me. Dios te va a dar acceso. Ma Dio ti darà accesso. A riquezas que están escondidas. Che sono nascoste. Usted va a tener acceso a personas. Tu avrai accesso a persone. Que le van a dar dinero. Che vi daranno soldi. Va a tener acceso. Avrà accesso. A lugares y a personas. A luoghi e persone. En el gobierno. Nel governo. Ahora yo le voy a dar. Ahora yo vi darò lo que Dios me dio a mí. Quello che Dio ha dato a me. Dios te va a dar favor. Dio ti darà favore. Para que el banco te perdone la deuda. Affinché la banca cancelli i tuoi debiti. Dios te va a perdonar deuda. Dio cancellerà i tuoi debiti. Porque hay un favor. Perché c'è un favore. Ahora quiero decirte algo. Quindi voglio dirti. Alguien pregunta. Qualcuno chiede. ¿Cómo tengo acceso a ese favor? Come posso avere accesso a quel favore? El favor Dios lo da. Il favore Dio lo dà. Pero oído. Ma ascolta. Tiene que activarse. Deve essere attivato. ¿Cómo lo activa? E come lo attivi? Cuando tú siembras en un manto. Quando tu semini in un manto. Tú no puedes cargar un manto al que no siembras. Ossia, tu non puoi portare un manto che, nel quale non semini. Pero cuando siembra. Ma quando semini. Ese mismo favor que está en mí. Quello stesso favore che in me. Viene sobre ti. Viene su di te. En esta noche. Questa sera. Usted va a sembrar en ese manto. Tu seminerai in questo manto. Tu posso Levante sembrare. La mano. Alzate la mano. Y ahí lo sugiere, le van a dar un sobre. E gli uccelli vi daranno una Vamos busta. A sembrar. Andiamo para a seminare. Que ese favor se desate. Affinché il favore sia rilasciato. Uccelli están ahí, pasen por favor. Uccelli potete muovervi. Rápido, por favor. Si usted necesita un sobre, se levante la mano. Busta. Acceso se va a desatar. Acceso se va a desatar. Acceso se va a desatar. Acceso será rilasciato. La ofrenda de hoy le da acceso. L'offerta di oggi. Hay muchas manos levantadas. Todo mi equipo trabajando. All my team working, please. ¿Dónde están mis millones? All my team working, please. ¿Dónde están mis millones? Ma come si attiva il processo della benedizione? Luca 6:38 non parla della decima, parla dell'offerta. Non parla della decima, parla dell'offerta. Date e vi sarà dato. Se non dai, non attivi la legge. Se non dai, non attivi la legge. Lo che determina What determines il suo aumento, your increase, sono le sue offrende. Are your offering.
The moment you start giving offering, en el momento que da ofrenda, which is beyond your tithe, que va más allá del diezmo, God releases a spiritual, supernatural, divine on your finances. Dios desata en el mundo espiritual divino en su finanza. La tua offerta cambia la tua relazione con Dio. Quando noi diamo di più, riceviamo di più. Noi offriamo a Dio, influenziamo la nostra relazione con Lui. Tu che ne diresti se all'uscita dalla chiesa c'è un fratello che ti piglia a mano e ti mette 5 euro? Ti sentiresti onorato? No. Ti sentiresti umiliato? Sapete che molti trattano Dio come se fosse il marocchino che ti pulisce i vetri? Non lo onorano. Non lo onorano. Stamattina ho offerto il mio sacrificio, e se sacrificio significa che ti deve costare, non è qualcosa da nulla, e ho offerto il mio sacrificio nei due servizi, e vi voglio dire una cosa, la rivelazione che Dio mi sta dando della sua parola è frutto di questo, perché Dio mi sta portando su un altro livello, perché ho alzato il mio modo di onorare Dio, e più io onoro Dio, più Dio mi sta benedicendo, e voi state godendo della benedizione che Dio mi ha dato. Avete ricevuto stamattina? Avete imparato stamattina? Avete imparato stamattina? Ce ne accorgeremo dalle prossime offerte. Quindi bisogna dare correttamente la decima, bisogna portarla nella casa di Dio, che è la chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. E poi la scrittura ci insegna anche a dare sistematicamente. Il nostro dare deve diventare la normalità della nostra vita. Nel nostro dare non dobbiamo improvvisare, sappiamo che c'è il culto, si viene a offrire al Signore la decima, le offerte, non è che quando si passa per l'offerta allora lì si va a ricercare la monetina o l'offerta, mi sono dimenticato, non ce l'ho la prossima volta, no. La Bibbia ci insegna a farlo in modo sistematico e parlo dalla scrittura. Il vostro dare deve diventare la normalità della vita, il nostro dare deve diventare la normalità della vita. Infatti l'Apostolo dice ogni primo giorno della settimana, a quel tempo era la domenica. Oggi è l'ultimo giorno della settimana. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quel che potrà, secondo la prosperità concessagli. Quindi ritorna di nuovo la proporzionalità. Quindi venire in chiesa preparati, perché l'offerta della decima, fa parte del culto cristiano. Allora, Dio dice mi state derubando, sapete perché? Perché Lui ha stabilito che il 10% è suo. Se io sono grato e ubbidiente, io dirò sì Signore, io ti onore con il 10% di quello che è entrato. Ma Lui ha stabilito che quel 10% è suo, dite com'è, è di Dio. Allora, prestatemi un po' di soldi, facciamo un prestito in diretta. Questi soldi sono del pastore Punto. Lui mi ha dato i 10 euro e mi dice, sono miei pastore, li puoi tenere per me un attimo che devo qua, non so dove mettere. E io metto, c'è una tasca qua nella mia tasca. Però lui mi ha detto, è mio quel 10 là. E io dico, sì certo che è tuo, ma io non li ridò mai più. Mi ha detto anche che oggi sono quelli. Se io non li ridò mai più, cosa sono io? O mi sono anche dimenticato, magari uno si è anche dimenticato, o sono smemorato e quando lui mi dirà ma il mio Dio, oh scusami, guarda era qua, in questa tasca strana, oppure devo arrivare, visto che è suo, e li devo ridare, grazie, dicendo anche... Grazie perché non era mio. Quindi quando noi diamo il 10% delle nostre entrate a Dio, noi non dobbiamo sentirci buoni. Io potevo sentirmi buona perché ho ridato al pastore Punto quello che era del pastore Punto? Dico, sei contento che ti ho ridato questa deca? Eh? Come sono brava con te, buon pastore. O devo solo non sentire niente perché era suo? E devo essere felice di essermi ricordata che quello era suo. Infatti qua Dio dirà che il popolo era... ladro,
Noi ti abbiamo derubato. Può un uomo derubare Dio? Sì, nelle mie decime e nelle mie offerte erano cose che andavano alla mia casa, al mio popolo, alla mia gente, e tu te le sei tenuto e hai anche speso. Ora voi tutti che avete avuto la pazienza di seguire fino alla fine, voglio ribadire, questi non sono la Chiesa evangelica e noi evangelici pentecostali non abbiamo nulla a che fare con loro. Hanno stravolto le dottrine bibliche per fare più proseliti possibili con qualsiasi menzogna, perché i proseliti portano profitto e fame. State lontani da costoro, perché, come il pifferaio magico, tentano di sedurre con false promesse che portano poi all'inferno. Aprite gli occhi e il cuore, perché questa è la seduzione degli ultimi tempi. Come detto all'inizio, per maggiori informazioni e approfondimenti, vi basterà fare una ricerca su YouTube intorno a Stefano Battilocchi e Alessio Evangelisti, ai quali ho chiesto il permesso di poter usare parte dei loro encomiabili lavori per produrre questa sintesi, permesso che mi hanno accordato senza il minimo ripensamento e senza condizioni. Lascio a voi tutte le considerazioni e mi raccomando, occhi aperti, perché il Signore sta per tornare e la fine dei tempi è vicina. Il Dio vi benedica. Lui dice: Signore, io veo all'impio, veo un impio jugador de soccer, tiene 30 carros y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo prostituyendo gente, y veo al otro impío que es un multimillonario y no siembran para Jesús. Yo digo: Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Ah, los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero yo... Señor, yo quiero transferencia de riqueza para nosotros. Y yo le dije: Señor, yo voy a sembrar una ofrenda en CAP, yo personalmente, para cambiar de estatus. Voy a sembrar una ofrenda en CAP para cambiar de estatus. Ustedes parece que quieren seguir en su pobreza. Yo quiero cambiar de estatus. Yo quiero un estatus de millonario. Pero usted no quiere ser millonario sembrando los 5 pesos que le sobraron del mercado. Pero usted no quiere ser millonario sembrando los 5 pesos que le sobraron del mercado.